Buonasera, ci ritroviamo finalmente dopo 12 anni dall'ultima conferenza, quella d'Orvieto, per un passaggio che credo sia fondamentale e che è stato sottolineato dal prefetto Gabrielli, quello di poter ragionare e discutere in prima persona del nostro futuro, una cosa non scontata che da tempo aspettavamo. Ragionare su come crescere e trovare un'interlocuzione delle istituzioni che oggi è rappresentata qui in modo evidente, e ringraziamo in questo il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio che testimoniano una vicinanza che per noi è molto importante e ripaga anche tutti gli sforzi che d'emergenza in emergenza facciamo, oltre a tutto il sistema di protezione civile che ha voluto partecipare a questo evento. 12 anni in cui il volontariato di protezione civile è cresciuto molto, sia dal punto di vista delle sue capacità in emergenza, ma anche dalla sua capacità di aggregare e di radicarsi sul territorio. Questo in tanti luoghi e soprattutto spesso nei piccoli comuni, dove il volontariato di protezione civile diventa un po' il simbolo identitario di una comunità, dove ci si trova e diventa l'unico elemento aggregativo dove il meglio delle società trovano uno spazio per fare qualcosa, per partecipare a migliorare il nostro paese. Una crescita che soprattutto quest'anno, che è stato molto intenso, ha visto il salto di qualità nell'essere sempre più coinvolti nelle scelte e nelle decisioni da soggetti autorevoli ed efficienti. Un passaggio fondamentale che credo che l'impostazione e l'organizzazione di questi stati generali ne sono prova tangibile. Su questo non possiamo non ringraziare la sensibilità e l'attenzione rivolta al volontariato dal Dipartimento della Protezione Civile e dal suo capo Franco Gabrielli. Io penso che sia il capo dipartimento di cui avevamo bisogno ma anche di cui abbiamo bisogno, quindi c'è ancora da faticare. Dall'assistenza sanitaria e socioassistenziale fino alla ricerca e soccorso, le telecomunicazioni, la logistica, la salvaguardia dell'ambiente e i beni culturali, il volontariato è cresciuto, ha raggiunto veramente un know-how unico, spesso che ci rende in qualche modo, che contribuisce a rendere la protezione civile un fiore all'occhiello del Made in Italy italiano. Ma questo rafforzamento non si limita solo alle capacità dimostrate più volte in emergenza. Le associazioni piccole e grandi, i gruppi comunali sono sempre più impegnate in prima linea con grande capacità nell'attività di prevenzione, di monitoraggio, di cura del territorio, di informazione della popolazione su rischi e comportamenti individuali e collettivi da adottare per restare in sicurezza, nello stimolare soprattutto la partecipazione e la cittadinanza attiva. Attività strategiche per un sistema di protezione civile che non può ridursi soltanto a una visione emergenziale e deve sempre più essere elemento vitale per un territorio più sicuro e quindi più compatibile con l'ambiente. Attività ineludibili soprattutto in un paese fragile forte, esposto a rischi naturali come il nostro, acutizzati dalle profonde cicatrici, lasciate da scelte urbanistiche spesso irrazionali, dall'abusivismo edilizio, dalla carenza di attenzione alla qualità del costruito, una pesante eredità del passato, ma purtroppo in alcuni casi ancora una realtà del presente, come drammaticamente tante piccole e grandi emergenze quotidiane ci dimostrano. Un volontariato che è capace di incontrare quella spontanea e diffusa solidarietà dei cittadini, indirizzandola verso un contributo realmente efficace nell'opera di mitigazione dei rischi come di soccorso. Si sancisce un passaggio ormai consolidato. Il volontariato fai da te diventa un volontariato organizzato di protezione civile, elemento ineludibile per evitare che la voglia di dare una mano non si trasforma in mettere a rischio la propria vita e involontariamente compromettere l'efficacia dei soccorsi. Gli angeli del fango esistono ancora oggi, si sono organizzati per trasformare la solidarietà spontanea in un'azione costante, in un'azione collettiva ed armonica. Un'esperienza tutta italiana che deve essere sempre più supportata dalle istituzioni al fine di tutelarne le grandi potenzialità, perché siamo cresciuti ma credo che abbiamo ancora tante energie per dimostrare di poter crescere ancora nel prossimo futuro. Ma le qualità del volontariato è chiaro che sono indissolubilmente legate alle qualità del sistema di protezione civile, di cui ci sentiamo parte integrante. Non è immaginabile una tutela del volontariato se contestualmente non si opera per salvaguardare l'organizzazione istituzionale, le risorse e gli strumenti normativi e operativi che permettono al sistema tutto di mantenere e accrescere quel livello di tempestività, capacità ed efficacia cui è impossibile e impensabile rinunciare. Un sistema che deve continuare a contare sugli strumenti necessari per crescere a livello centrale come a livello locale. Il volontariato di protezione civile non può e non deve essere ridotto però a mero portatore di servizi, per quanto meritori e strategici. Se è evidente che la capacità operativa rappresenta un elemento caratterizzante del nostro volontariato, è sempre più necessario che il sistema nazionale riconosca, stimoli e supporti contestualmente il nostro ruolo fondamentale nel portare alla società un contributo di idee, di passioni, di saperi unici, capaci di contaminare positivamente i cittadini e le istituzioni.
la cultura e gli stili di vita delle persone, elemento quanto mai importante oggi. Percepire e ridurre il volontariato di protezione civile a un fenomeno meramente organizzativo rischierebbe di minimizzarne l'efficacia e la portata, con un danno non solo per le associazioni, ma soprattutto per le istituzioni, per la società e per la comunità, inibendo il suo apporto originale e variegato. Una varietà di specializzazioni, di filosofie, di approcci di intervento, di storie di esperienze, di sensibilità e di organizzazione interna che possono sembrare inconciliabili. Invece l'esperienza di tante emergenze, vissuta fianco a fianco, ci insegna che queste differenze riescono a concretizzare sul campo quell'alchimia che sovverte ogni legge della matematica. Le forze che si sommano sul campo invece si moltiplicano in modo esponenziale portando a risultati incredibili. Questa è una virtù unica del volontariato che deve essere tutelata e deve essere valorizzata. Una tutela che si manifesta anche in associazioni libere di esibire i propri emblemi e i propri colori, accrescendo così attraverso la visibilità anche la piena responsabilità del loro operato, nel bene e nel male. Una libertà identitaria che parte dal vestire le divise associative, che in alcuni casi però è negata da norme e regolamenti stringenti che tendono invece a uniformare tutto il volontariato sotto un'unica divisa, sotto l'egida di un unico ente. Questa differenza è preziosa e credo vada assolutamente tutelata. Il volontariato di protezione civile, d'altronde, da sempre si caratterizza per un forte senso dell'istituzione e del dovere, verso lo Stato e verso le comunità, elemento qualitativo che gli permette di essere contemporaneamente integrata nel sistema complessivo di protezione civile, trovando naturalmente quell'equilibrio tra autonomia tipica dell'associazionismo e la funzione e la fondamentale funzione operativa che riveste. È fondamentale che sempre più l'autonomia organizzativa delle associazioni non si traduca in paura o timore da parte delle istituzioni, ma che sia invece vissuta come una grande opportunità da parte del sistema, così da liberare altre fondamentali energie che il volontariato può e deve esprimere. Riconoscere il volontariato come autorevole soggetto con cui collaborare rappresenta oggi una priorità, evitando quel fraintendimento di considerarlo risorsa più economica da impiegare in forma sostitutiva alle forze preposte, in un rapporto di subalternità. Una degenerazione che rischia di bloccare e mettere in crisi quel virtuoso percorso di crescita di volontariato che l'Italia negli ultimi anni sta vivendo. Un volontariato di protezione civile che deve essere sempre più aperto, dinamico, senza pregiudizi verso nuovi attori, garantendo contestualmente però una verifica costante delle reali qualità e capacità espresse, sia dalle nuove associazioni che dalle vecchie. In altre parole, si tratta di supportare e trasformare un sistema statico in un sistema dinamico, che tenga conto dell'esperienza e dell'effettiva pratica sul campo. Concetti che però devono trovare nella legislazione e nei regolamenti regionali la possibilità di una reale applicazione, minata talvolta da alcuni approcci che ancora si basano su idee di volontariato di protezione civile a numero chiuso. È altrettanto vero però che il volontariato di protezione civile non può diventare un contenitore indistinto dove inserire qualsiasi forza o qualsiasi forma per accedere al sistema di protezione civile. E allora la gratuità dell'intervento, l'avere tra i propri soci una prevalenza di volontari, avere un bilancio che preveda la parte no profit predominante, sono elementi non mediabili per essere considerati associazioni di protezione civile. Un passaggio fondamentale perché non si permetta l'utilizzo del volontariato per fini privati o per promuovere professioni o professionalità sul mercato. Un sistema di protezione efficiente che si forma sulla sussidiarietà resta un obiettivo condiviso di tutto il volontariato di protezione civile. Il rafforzamento dei sistemi regionali e dei livelli comunali è una priorità anche per le associazioni nazionali di protezione civile. Una visione profonda, però completa, della sussidiarietà impone la necessità di trovare un fattore comune forte che sul livello base nazionale. I sistemi regionali di protezione civile devono evidentemente differenziarsi a seconda delle peculiarità dei loro territori e dei rischi che su di essi incombono, anche dal punto di vista del coordinamento del volontariato. Contestualmente però su questi temi è necessario trovare più armonia e omogeneità dal sud al nord Italia. In questo senso, ancora, per quanto riguarda i regolamenti regionali, ci sono casi in cui c'è una frammentazione veramente enorme che rende complesso l'agire, soprattutto per le associazioni nazionali. Una situazione che porta alla difficoltà per noi, per molte associazioni, di recepire norme e regolamenti che a volte sono in contraddizione tra loro. In altri termini è prioritario ritrovare un'armonia nazionale per il volontariato di protezione civile attraverso legislazioni e regolamenti che, fermo restando la dovuta caratterizzazione locale, trovino quell'unitarietà nazionale necessaria sia dal punto di vista operativo che d'approccio, a maggior ragione dato che abbiamo appena festeggiato i 150 anni dell'Unità d'Italia. Una sfida io credo necessaria e possibile, vista la positiva esperienza realizzata da tanti contesti regionali che hanno saputo esprimere sistemi di protezione civile e di coordinamento del volontariato innovativi, moderni e di altissima qualità. Ma la crescita del volontariato di protezione civile
evidentemente anche connessa indissolubilmente alle risorse disponibili, un tasto in questa fase storica evidentemente dolente. Viviamo una fase molto complessa che, se non gestita correttamente, può compromettere l'operatività del volontariato nella gestione delle emergenze, come nella prevenzione in tutte le attività che mette in campo sul territorio. Gestire queste criticità significa per il volontariato anche fare la nostra parte nell'ambito dei sacrifici che il Paese sta affrontando, con quel senso di realtà e del dovere che ne rappresenta l'azione quotidiana. E su questo non faremo passi indietro, come lo facciamo mai durante le emergenze. Questo è lo spirito che ci caratterizza. È evidente però che l'accesso ai finanziamenti deve configurarsi sempre più sulle priorità strategiche, su azioni fondamentali, garantendo la qualità dei risultati, perché oggi sprecare delle risorse sarebbe una cosa inconcepibile. D'altronde, ogni investimento oculato sul volontariato porta a centuplicarne il profitto, rendendolo una rendita garantita per il Paese. Investire in un volontariato di protezione civile porta risparmi enormi nella gestione dell'ordinario come nell'impiego in emergenza. Ma il risparmio non si limita al costo limitato dell'impiego del volontariato, la vera rendita è soprattutto il valore e la portata sociale del suo agire quotidiano in emergenza, un valore che spesso è sottostimato, raramente quantificato e poco conosciuto. Vivere con senso di responsabilità questo momento di crisi significa anche un maggiore dinamismo da parte dell'associazione di volontariato nel cercare nuovi canali di finanziamento, a partire dai fondi europei. È paradossale che l'Italia, potendo contare su una realtà d'avanguardia in ambito di protezione civile e volontariato, raramente veda progetti finanziati in cui il volontariato abbia un ruolo da protagonista. Ma la gestione responsabile di questa fase deve portare contestualmente a vivere questa crisi come un'opportunità. Nell'inguaribile attitudine del volontariato a vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se mi rendo conto che oggi è sempre più difficile. È improrogabile una gestione sempre più coerente, trasparente ed efficiente dei fondi disponibili. Una fase dove non è accettabile sprecare risorse, destinarle ad azioni senza valutarle sulla base di una pianificata priorità e soprattutto che non siano orientate a progetti di qualità. È fondamentale in questo senso una ripartizione equilibrata dei fondi destinati a rafforzare e sostenere il volontariato tra il volontariato regionale e le associazioni nazionali, rilanciando il presupposto della reciproca importanza, del reciproco rispetto, del fare parte tutti della stessa squadra. È altresì necessario definire criteri per l'assegnazione dei fondi all'insegna della qualità, sulla base della comprovata esperienza sul campo di chi chiede finanziamenti e soprattutto sulla puntuale verifica dei risultati raggiunti. Al fine di garantire quell'aggiornamento costante del sistema di protezione civile, è necessario per rispondere alla necessità di una società che si evolve continuamente. Oggi è sempre più necessario accrescere e ribadire l'assoluta necessità di trasparenza della concessione dei contributi, un'istanza che viene sempre più dai cittadini e che è pienamente condivisa da parte del volontariato di protezione civile. Una trasparenza che permetta anche la piena responsabilità delle associazioni che ricevono un finanziamento, di poter dimostrare la loro capacità e dimostrare che quel finanziamento lo hanno meritato, innescando così una virtuosa positiva competizione. Di questo e di altro discuteremo in questi giorni, ma chiudo dicendo che di certo il volontariato di protezione civile, ancora spesso poco conosciuto dai non addetti ai lavori, rappresenta un patrimonio collettivo da tutelare, difendere e supportare. Rappresenta per il nostro Paese un elemento positivo, un simbolo in cui riconoscersi e da cui trarre l'orgoglio della partecipazione alla comunità nazionale. Un patriottismo dolce, libero da ogni rappresentazione nazionalistica ispirata a concetti di forza e superiorità, ma che si fonda invece al contrario sulla solidarietà, sul senso di responsabilità, sull'accoglienza dell'altro e sull'amore per il proprio territorio e per le proprie comunità, senza distinzione di genere, di razza, di religione o di idea politica. L'espressione, credo, più piena dei nostri valori costituzionali. Grazie.